Allora, andiamo il secondo. Allora, spesso questi produttori hanno una retroetichetta un pochino più interessante della media. In questo caso, Alain Réau, siamo a Courteronne e questo village, non so se qualcuno di voi dice qualcosa, ma chi è un po' appassionato di champagne magari conoscerà che è famoso perché è il villaggio dove è presente anche lo champagne Fleury. Fleury è stato uno dei precursori della biodinamica. Biodinamica, adesso non mi metterò a spiegarvela, però praticamente fate conto l'omeopatia applicata al vigneto, cioè quindi invece di usare insetticidi, antibiotici o altre sostanze di sintesi, viene curato il vigneto con dei decotti, delle tisane, viene fertilizzato usando dei preparati a base di urina, e fango, escrementi sepolti in un corno di vacca al plenilunio. È magia, per qualcuno è pseudoscienza, per me finché il vino è buono va bene, se il vino non va bene non, chi se ne frega del corno letame. Però in assoluto non mi dà fastidio, come dicevo alla degustazione che abbiamo fatto alle 6:30, io sono biologo, scusate non mi sono presentato, Andrea Gori, ristoratore, sommelier, ambassadore di champagne, officier di champagne, biologo molecolare, genetista, quindi uno scienziato, per 3 anni della mia vita ho fatto lo scienziato, quindi a me la biodinamica mi crea un po' di per lei mi dà un po' di fastidio. Poi però mi rendo conto che alcuni prodotti biodinamici hanno quel quid in più che effettivamente può avere la sua raison d'être. Mi spiego, chi fa biodinamica è una persona che nel vigneto non può far finta di starci. Nel vigneto deve viverlo ogni giorno, perché non è questione di preparato, è questione di capire come stanno veramente le piante, se c'è un accenno di oidio, di peronospora, se c'è qualche muffa, cioè è una persona che deve comunque vivere nel vigneto. Di conseguenza ha un'attenzione alla salute olistica in generale del vigneto superiore a chi lavora semplicemente, c'ha il calendario, gli arriva quello che gli spruzza l'insetticida, quello che sputa il pesticida, quello che lo fertilizza. Ecco, quindi secondo me la biodinamica ha un suo senso, la componente magica faccio fatica a crederci, è un mio limite, però finché il vino è buono mi interessa. Soprattutto i champagne ci siamo resi conto che anche i grandi maison hanno fatto degli esperimenti e hanno visto, chiaramente io, magari per me può essere una questione di fede, per i grandi maison è una questione di business, cioè quindi se l'uva viene meglio io fa la biodinamica, fa anche voodoo. Se il lupo viene meglio non è un problema, io non ho questione di fede. Per la grande maison conta il business e conta la qualità delle uve e l'affidabilità. Quindi se queste uve vengono meglio, cosa vuol dire meglio il champagne? Dicevamo prima che l'acidità non è un problema, però è un problema la maturità. Cioè in champagne io posso vendemmiare anche a metà settembre, ma l'acidità mi mantiene alta. Però il vigneto, la vigna mi deve andare avanti con delle uve sane e saporite. Se la biodinamica mi permette anche di ritardare la vendemmia di 3-4 giorni o anche una settimana, questo vuol dire che vado a vinificare uva non solo acida e fresca, ma anche saporita, tridimensionale, con un gusto che mi riesce a dare una saporosità diversa. Quindi Alain Réau, lui in realtà è un ingegnere, quindi lui è un impallinato dei macchinari, dei trattori, quindi però quando comincia a fare champagne nell'azienda di famiglia, accanto a Fleury, che è dall'89, probabilmente il primo produttore biodinamico in champagne, e capisce che la soluzione è quella, cioè sì, tecnologia, ma l'attenzione alla vigna non si può, nel panorama champagne che alla fine degli 80 era legale interrare nel terreno i rifiuti urbani, quindi cioè la sera uno camminava e c'era la lattina della Coca-Cola, il sacchetto, insomma, era veramente un panorama post-apocalittico. Però lo champagne si vendeva, il vino veniva comunque, quindi chi se ne frega. In realtà comincia in quegli anni una specie di rivolta silenziosa da parte dei piccoli produttori che non vogliono, che capiscono che il futuro del champagne è nella salute del territorio. Quindi Fleury e altri, Réau e Schreiber, che è il nostro, o Schreiber alla francese, sono alcuni fra i tre che cominciano a fare questo lavoro un po' pioneristico. Oggi Réau è comunque certificato, esistono l'Ecocert che è francese, Demeter che lavora a livello internazionale, che proprio ogni anno fanno questo lavoro di certificare la pratica biodinamica. Quindi andiamo quindi a assaggiare il
però come dico sempre, non vi fidate della biodinamica in sé per sé, ma assaggiatela. Dal 2009, scusate, dal 90, dal 90, 90, scusate, nel 78 inizia a prendere in mano Alain comincia a prendere in mano il lavoro di famiglia, ma negli anni 90 capisce l'importanza della biodinamica. Questa cuvée che avete in mano è appunto la cuvée che si chiama Tradition. È una Pinot Nero in purezza, perché qui siamo in una zona dove il Pinot Nero è l'uva principalmente presente. Anche qui il colore direi leggermente più chiaro ma assimilabile. Non ho dati precisi, ma questo probabilmente non è un blend di più annate, ma solo un millesimo, quindi o 2013 o 2014. A livello di naso sentite che è un prodotto probabilmente un po' più fresco, meno speziato, meno complesso. Se l'altro era un trimillesimato, qui si sente che in realtà gioca più sulla freschezza, sull'immediatezza. Però anche qui sentite come, se vogliamo andare sui riconoscimenti classici del champagne, ci può essere una albicocca, ci può essere una pesca, però poi anche qui le note di ribes, di fragola, di lampone sono più presenti rispetto alle altre. Ci sono note un po' biscottate, un po' di crostata, un po' di pan brioche. Non ci sono note gessose e sapide, anche qui non siamo nella champagne classica, quindi anche qui non ci sono note di gesso, quella parola che noi degustatori adesso cerchiamo di non usarla, cioè la parola mineralità. Sapete che mineralità, buono, questo vino è minerale. Qui anche nel Coglio, nel Carso, fantastico, senti questa mineralità. Però ricordatevi che il minerale non sa di nulla, cioè minerale non è un profumo. È tutto quello che non è floreale, non è fruttato, non è speziato, è minerale, però è nulla. Cioè anche il Pinot Grigio è minerale perché non è floreale, non è fruttato, è un po' speziato, sa di nulla, è brutto, diciamo che è minerale. Però ecco, il minerale, vi prego, usatelo il meno possibile, perché il minerale è riferito a qualsiasi cosa ma non al vino. I minerali, a parte lo zolfo, non hanno profumo, non hanno odore. Quindi quello che normalmente viene detto minerale è sì legato a qualche ricordo che abbiamo particolare, anche avete presente quando d'estate, sole, aspetta, finisco questo, ghiaia, voi camminate, comincia a piovere, c'è quel profumo che è di pietra bagnata, però quello lì è la pioggia che mette in sospensione e solubilizza alcuni residui organici che sono presenti sui sassi. Quindi noi diciamo che è pietra bagnata, ma in realtà comunque è sostanza organica. Quindi il dire minerale è comunque, allora, famo a capisse, come direbbero a Roma. Se intendiamo quello, ok, ma di per sé il minerale non ha significato. Quindi è una di quelle cose che adesso va di moda nella degustazione, ma vi pregherei di usare il meno possibile. Prego. Salmastro con la pietra focaia. Pietra focaia, si può dire che va sul il salmastro, lo iodio, sì, questo si può dire. Sono tutte, però ecco, io dico ogni volta che vi viene in mente la parola minerale, sforzatevi di specificarlo, perché nel minerale c'è una gamma molto ampia di profumi che ogni volta è bene concretizzarli e non semplicemente definirli come minerale. Anche questo è un vino, sentite, che in bocca, allora, nonostante al naso fosse un po' più semplice dell'altro, in realtà in bocca ha una spinta e un'energia diversa. A me lascia anche un ricordo un po' più lungo, sia di frutto che di quasi un po' di note di caffè, di torrefazione, di cacao. È sinceramente molto sorprendente, perché al naso avrei preferito il primo, in bocca invece questo ha una lunghezza, una chiusura molto molto interessante. Non ha nessuna nota di amaro, forse un tocco di liquirizia, ma quel tanto che è piacevole. La liquirizia è un altro di quei profumi come quando si usa in cucina, no? Tanti chef usano la liquirizia, che per me era il tocco della morte per certi piatti, perché proprio li ammazza. Però se lo sai usare è veramente un contrattare amaro che ti risolve la situazione. In questo caso secondo me è molto interessante, da questa nota amarognola sul finale che rilancia la freschezza del frutto, ed è secondo me da questo punto di vista un vino molto 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 centrato e tridimensionale. Però di nuovo siamo
in una tipologia di vino estremamente vinosa, estremamente particolare, molto molto lontana dall'idea di champagne. Questo pomeriggio abbiamo studiato il Blanc de Blanc, e lì, per quanto un po' particolare anche quelli, però eravamo un po' più nel solco della tradizione dello champagne. Qui ce ne allontaniamo tantissimo, cioè questi sono vini che, li servite a 90 persone su 100, fanno anche fatica a definirli come champagne, perché manca quella nota gessosa, e poi c'è questa vinosità, questa corposità che a me piace particolarmente. Io però ho una trattoria di famiglia, quindi a me un vino, quando a tavola funziona bene con una bistecca, con una ribollita, è meglio di un vino che funziona bene da solo. Questa è la mia deformazione familiare, però questi sono vini, secondo me, che aprono una dimensione dello champagne interessante e particolare. Possiamo servire? Prego. Che cosa lo avvieresti? Beh, questi, allora, questi vini qui bisogna stare un po' attenti. No, questo. Questo in particolare? Beh, questo qua potremmo andare, un po' di grassezza ci vorrebbe. Un polletto alla griglia, no, la griglia no, perché c'è la marogna. Un polletto arrosto, magari con qualche nota candita, quindi qualche cipollina candita intorno, potrebbe essere un'idea. Come? Con l'orzotto, beh sì, se, con la salsiccia, sì, beh, se c'è, comunque ci deve essere un po' di grasso che mi fa da contrattare l'acidità, ma anche un po' di speziatura che mi allunga un po' il sorso, qualche nota un po' pepata, un po' di... Adesso noi abbiamo prosciutto di Città Senese, che è una specie di pata nera, non so se avete assaggiato, ma quello tagliato al coltello, che si scarta il magro e si mangia il grasso, ecco, su quello lì, questo potrebbe essere una cosa veramente interessante.